Ciao a tutti ragazzi, eccoci in un nuovo video. L'altro giorno stavo guardando un video sul canale di Jack Nobile dove Simon Black insegna una tecnica, insegna un controllo. Se non l'avete ancora visto andate a vedervelo anche perché l'insegnamento è molto buono, lui è molto preciso nello spiegare il maneggio, attribuisce anche la paternità alla tecnica, è interessante da sentire. E quando ho visto questa tecnica mi è subito venuto in mente un altro utilizzo, lui lo usa per un controllo, mi è venuto in mente un'altra cosa e così volevo mostrargli qualcosa di diverso. Ho chiesto l'autorizzazione a Jack di poter usare una cosa comunque appresa sul suo canale. Lui ha molto gentilmente acconsentito e questa è l'idea di comunità magica che ho quando si uniscono le forze, si scambiano le idee per creare sempre cose nuove e cose sempre più belle. E così ho creato questa video performance. È molto breve, però è interessante per me mostrarvi come la stessa tecnica possa essere polivalente, cioè si può usare la stessa tecnica per diverse cose. Cosa dire, vi lascio la performance, buona visione, ci vediamo presto. Qualcuno disse che più lento il movimento, più grande lo stupore. È per questo che mi muoverò molto lentamente. Per esempio, con lei, donna di fiori, molto lentamente sul tavolo. E poi, beh, a questo punto mi serve un'altra carta. Sempre super lento. E se a questo punto bastasse poco, bastasse veramente un attimo per cambiare le cose, sarebbe meraviglioso. E la domanda è: dove è finita la donna? Beh, lentamente qui finisce.